La cucina quotidiana, buongiorno. Piove ininterrottamente da 3 giorni, sembra di essere in pieno inverno e quindi faremo una cosa quasi invernale. Risotto con zucca gialla e gorgonzola. Facile da fare, buono da mangiare. Ingredienti: riso, carnaroli, un pochino di cipolla, della zucca gialla, olio, sale, pepe, un pochino di rosmarino e del formaggio gorgonzola dolce. Tegame, dietro la cipolla, un goccino di olio e mettiamo a stufare. Un paio di fette di questa zucca butternut, così, e le faccio a dadini. Già che ci sono, assaggio anche il gorgonzola. Non si sa mai, bisogna provare sempre. La zucca è pronta, il gorgonzola non è male, andiamo avanti. La cipolla è pronta, metto giù la zucca a cubetti, così. Ecco qua. Dovrebbe bastare per 2 persone. Lasciamo andare in temperatura e poi cominciamo col risotto. Qua sto tostando delle nocciole perché devo provare a sbucciarle se ci riesco, perché le volevo adoperare come croccante sopra il piatto. Super risotto, ce la faremo a sbucciarle, chissà, ti mangio. Un goccino di brodo vegetale che sto facendo sull'altro fornello e lasciamo cuocere un pochino la zucca. Giù il riso. Facciamo dare una tostatina. Ah, ci mi sa che non ho fatto tanto. E poi aggiungeremo il brodo. Brodo sia da una carota e cipolla, più buono del dado. Il riso è traslucido. Cominciamo a mettergli il brodo. Così. Poco per volta. Come si fa con i risotti, li lasciamo cuocere. Nel frattempo proviamo a pelare il più possibile le nocciole. Mentre il riso bolle, diamo una tritatina alle nocciole senza farle andare dappertutto. Sono rotonde, schizzano, schizzano via. Tostate le nocciole. Sanno proprio di cioccolata, deliziose. Nocciole pronte, riso quasi pronto. Devo ripreparare il formaggio, tolgo la buccia e lo facciamo a pezzettini, ma non c'è bisogno, è così morbido. Così, via la buccia. Eccola qua. Non ci metto il burro nel risotto perché già ci abbiamo abbastanza grasso dentro il formaggio. Giù il gorgonzola e diamo una bella mantecata. Facciamo sciogliere il formaggio. Così possiamo anche spegnere la fiamma, il riso è cotto. Poi lasciamo riposare qualche minuto e andiamo in tavola. Dimenticavo un niente di pepe.
E metto anche un rametto di rosmarino a profumare un attimo. Poi lo tolgo. Cremosissimo. Ed eccolo qua il nostro risottino. E adesso sopra qualche nocciolina. Anzi, nocciola. Evitate. E andiamo in tavola. Ancora un po'. Risotto con zucca butternut e gorgonzola e nocciole tritate. Buon appetito!